si potrà entrare in maniera contingentata in ciascuna stazione della metro, per consentire sostanzialmente di utilizzare per ciascun treno circa 100-120 persone per treno. Più forti sono le limitazioni sui bus, per le quali viaggiamo su un numero di, potremo viaggiare con un numero di persone circa pari a 20, e mentre invece sulle funicolari con un numero di persone pari a circa 40. Dovremo aspettarci ed avere la pazienza di attendere il nostro turno per poter entrare in stazione. Chiaramente, ancora una volta, occorre una grande responsabilità sociale, perché le attese è facile immaginare che potranno essere lunghe, ma insomma non dipendono dalla volontà dell'azienda, dipendono da una situazione estremamente complessa e che richiede la massima pazienza e sensibilità da parte di tutti. Numeri dell'ordine di grandezza di 20, 25.000 persone sulla metro e sugli autobus sono numeri in queste condizioni gestibili. Se dovessero esserci dei comportamenti non conformi rispetto a quello che è previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, la gestione diventerà molto più complessa. Bisogna dotarsi di mascherina, avere la sensibilità di utilizzare i mezzi pubblici solo ed unicamente con questi dispositivi di protezione. È consigliabile utilizzare anche i guanti e poi bisogna attenersi strettamente alle indicazioni del personale di stazione e del personale viaggiante sugli autobus.